Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2019. Analizziamo Harry Potter. Cominciamo con il parlare, appunto, della saga di Harry Potter. 7 romanzi molto corposi eppure di grande successo, a cui hanno fatto seguito poi ben 8 film, perché comunque, essendo i romanzi molto corposi, anche volendo tagliuzzare un pochino dappertutto la trama, comunque sono venute fuori delle opere abbastanza lunghe. Ora, perché Harry Potter ha avuto moltissimo successo? Sicuramente perché è arrivato nel momento giusto in cui una saga fantasy poteva funzionare, soprattutto una saga fantasy dedicata ai ragazzi. Ma sotto c'è dell'altro, la saga di Harry Potter è estremamente ben curata, noi vediamo i personaggi crescere, seguiamo il percorso scolastico dei personaggi, i 7 romanzi raccontano i 7 anni di scuola, o quasi, di tutti i personaggi, soprattutto del personaggio principale Harry Potter, noi seguiamo le sue avventure crescendo lentamente insieme a lui, vivendo una serie di avventure molto ben curate. Abbiamo l'azione, abbiamo il mistero, abbiamo l'avventura, abbiamo ogni genere di cosa, tutto quanto ben dosato e tutto quanto raccontato, anche se molto diffusamente, perché come ripeto sono romanzi molto lunghi, comunque in maniera che è molto piacevole da leggere. I romanzi scorrono molto velocemente, uno si siede in poltrona, comincia a leggere e vanno via 100 pagine come se fossero letteralmente acqua sotto un ponte. E sicuramente questa è una delle cose molto importanti di questi romanzi. La rivista Time nominò la Rowling personaggio dell'anno proprio per questo motivo, perché grazie ai romanzi di Harry Potter moltissimi bambini e ragazzi di tutto il mondo hanno avuto un'importantissima rivoluzione nel XXI secolo, che non è giunta sullo schermo di un dispositivo elettronico, bensì sulle copiose pagine di una serie di libri. Cioè, veramente, se prendessimo tutti e 7 i romanzi, li mettessimo assieme in un unico libro, verrebbe fuori una cosa grossa come il Castiglioni Mariotti, e parliamo di pagine e pagine di 7 libri che i bambini di tutto il mondo hanno letteralmente divorato, e questo sicuramente è un punto particolarmente favorevole alla Rowling e in generale un punto particolarmente favorevole per i ragazzi di tutto il mondo. Avere comunque una saga di libri, una saga di romanzi così piacevole da leggere, che ha attirato l'attenzione di pressoché tutti i bambini e i ragazzi del mondo, è sicuramente un grandissimo risultato. Sono libri, come ripeto, ricchi di avventura, di pathos, di azione, ci sono tantissime cose, c'è anche umorismo, ma non solo quello, perché veramente ci sono delle parti in cui uno legge e ride assieme ai personaggi, ci sono delle parti che uno legge e piange assieme ai personaggi. Io per esempio ho riso di gusto, durante l'esame a Harry viene richiesto di evocare un Patronus a figura intera. Harry, per farlo, come ricordo felice, si immagina il licenziamento dell'Umbridge. Lì è stata una scena che mi ha fatto ridere veramente di gusto. Oppure io ho pianto assieme a Harry quando era nella grotta con Silente, quando Silente stava bevendo quella pozione, vivendo torture indicibili, cioè quella scena allucinante in cui il professore supplica Harry «Uccidimi!» e Harry, sconvolto, che per convincerlo a bere «Sì, professore, questo la ucciderà!» Quindi ecco che tutti e 7 i romanzi hanno una potenza non indifferente. Ecco quindi la mia domanda, voi che cosa ne pensate? Avete letto i romanzi di Harry Potter, oppure avete visto i film di Harry Potter, o magari avete fatto entrambe le cose? Personalmente ho fatto entrambe le cose e preferisco di gran lunga i romanzi e i film, soprattutto agli ultimi film diretti da Yates, che non mi hanno convinto per niente. Ma appunto vorrei sapere un pochettino la vostra. Pensate che siano molto validi i romanzi? Pensate che siano più validi i film? Oppure pensate che comunque è qualcosa che non stimola il vostro interesse, non stuzzica la vostra curiosità? O magari li trovate interessanti come me? Qual è stata la parte che vi ha fatto ridere di più? Qual è stata la parte che vi ha commosso di più? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, io sono Grizzly, vi ringrazio, vi invito a mettere pollice in alto, a condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!